Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6 che apriamo con la cronaca perché sta per concludersi l'iter giudiziario per la rapina in casa dei coniugi Martelli a Lanciano. Tutti e sette gli imputati sono presenti in aula nell'udienza che si tiene a porte chiuse nell'aula di corte d'assise a Palazzo di Giustizia. La banda è finita in tribunale dopo che alcuni degli imputati il 23 settembre 2018 si erano intrufolati nell'abitazione e dopo aver picchiato i proprietari avevano lasciato entrare i complici per portare a termine la rapina. Per difendersi, i membri della banda avevano puntato il dito contro Alexandru Colteanu. Sarebbe stato lui a macchiarsi delle violenze più indicibili, tra cui l'amputazione dell'orecchio destro di Niva Bazan. Colteanu qualche giorno fa aveva dichiarato di avere un alibi, di trovarsi cioè all'hotel Alba di Lanciano la notte della rapina, versione che ancora sostiene. Per il troppo tempo trascorso dall'arresto e dai primi interrogatori, però, il GUP Giovanni Nappi ha deciso di non tenere in conto queste dichiarazioni e l'individuo sarà processato con rito abbreviato. Le sentenze sono attese per questo pomeriggio. Nel frattempo il legale Rocco Ciotti ha chiesto la soluzione in quanto Colteanu non era presente. Ascoltiamo ora le dichiarazioni dei legali di Colteanu e Martin, rispettivamente l'avvocato Ciotti e l'avvocato D'Alessandro. Abbiamo ribadito, diciamo, quella che è la nostra istanza di rimessione con riferimento ad un'ulteriore richiesta di sospensione del processo, perché il magistrato, ripeto, non era gravato, ci mancherebbe, da un obbligo giuridico di sospendere il processo, ma comunque sarebbe stata buona prassi, comunque a nostro giudizio, attendere la decisione della Suprema Corte che comunque non ci mette anni, ecco. Quindi attendiamo la pronuncia della sentenza del pomeriggio. Quindi Colteanu ha reso dichiarazioni spontanee questa mattina, comunque? Ha reso dichiarazioni spontanee ribadendo la sua assenza sul luogo di commissione della rapina la notte del 23 settembre, indicando tutti quelli che sono gli elementi utili a riscontrare la veridicità dell'alibi. Quali sarebbero questi elementi? Quelli che sono stati anticipati nella memoria che è stata depositata nei primi giorni di ottobre, ovvero quelli corrispondenti alle celle telefoniche e alla presenza del Colteanu la notte della rapina presso un albergo di Lanciano, Hotel Alba. Ci sono testimoni che... Le abbiamo indicati, ci sono testimoni, in particolar modo il titolare dell'albergo. Colteanu lo ha indicato, e più, ripeto, le celle telefoniche che possono comprovare la presenza, la localizzazione del titolare del telefono, del proprietario del telefono, in un luogo piuttosto che in un altro. In particolare per il sequestro di persona e le lesioni, perché non vi sono prove che lui era all'interno dell'abitazione, se non un frammento di DNA che è sicuramente ricollocabile a un contatto, proprio perché lui non aveva i guanti, avrebbe toccato un attimo la parte del guanto interessato dove c'era il frammento di DNA. Quindi diciamo da rivalutare la pena sicuramente perché è eccessiva rispetto a quello che effettivamente ha compiuto, semplicemente questo. E in aula è emerso chi ha tagliato l'orecchio a Niva Bazan? No, non è emerso perché semplicemente pure Colteanu ha rigettato tutte le accuse insistendo per l'alibi che, insomma, di cui voi già giornali sapete. E ora cambiamo pagina, è giunto il parere dell'Avvocatura regionale sullo spoil system che ha portato alla nomina del Consiglio di amministrazione di Tua, che ora rischia di risultare illegittimo. Tutto da rifare quindi per la giunta Marsiglio, mentre i sindacati continuano la battaglia contro il presidente Giuliante. Il servizio di Giuseppe Dintino. A rischio le poltrone del consiglio d'amministrazione di Tua e con esso quindi anche le decisioni prese finora. L'opposizione dell'emiciclo infatti aveva chiesto alla commissione vigilanza di far luce sull'iter che ha portato alle nomine dei vertici del trasporto pubblico e sulla questione adesso è arrivato il parere dell'avvocatura regionale, secondo cui a far tremare il CDA di Tua sarebbe un vizio procedurale. Il 28 giugno, infatti, il CDA si era riunito per approvare il bilancio e nominare presidente e consiglieri, ma secondo la ricostruzione dell'avvocatura, due consiglieri si erano dimessi il giorno prima e con la decadenza del presidente avvenuta dopo l'approvazione del bilancio si era aperto uno scenario inedito.
In questo caso, nella carta fondamentale della società pubblica di trasporto è previsto che il collegio sindacale convochi d'urgenza l'assemblea dei soci. Scavalcando il collegio sindacale, invece, durante la stessa riunione del 28 giugno, la giunta regionale ha ricostituito l'organo amministrativo di Tua, riconfermando il presidente Giuliante e nominandone consiglieri. Per l'avvocatura quindi la delibera di Marsilio non è valida e di conseguenza il CDA e gli atti da questo prodotti potrebbero essere illegittimi. L'avvocatura però fornisce alla giunta anche una scappatoia. La delibera della regione potrà non essere annullata se sostituita con una delibera conforme alla legge e allo statuto. Insomma, il consiglio d'amministrazione sarà salvo se il governo regionale si appresta a confermare le nomine, rispettando questa volta, seppur in ritardo, la procedura prevista dallo statuto di Tua. Questa è l'ennesima bega che affligge il presidente Gianfranco Giuliante. Ieri infatti c'è stata la seconda giornata di sciopero dei dipendenti Tua, che sono scesi in piazza contro la privatizzazione dei servizi della società pubblica, per denunciare l'inefficienza del parco macchine e per tutelare il personale. A Pescara ha aderito allo sciopero un dipendente su tre, mentre nelle altre province ha manifestato quasi la totalità dei lavoratori. È ancora irrisolto il grattacapo della sede di Chieti, accorpata a quella di Pescara, per la presunta pericolosità dell'amianto presente nella struttura. E mentre Marsilio tarda a prendere in mano la questione aperta dall'avvocatura, ieri infatti si era già riunita la maggioranza, i sindacati continuano a chiedere un tavolo coi vertici di Tua, una richiesta questa a cui non è ancora giunta risposta. In regione opposizioni contrarie alla proposta di legge del centrodestra per la riconversione degli edifici industriali in disuso in centri commerciali per la grande distribuzione. Secondo il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari del Movimento 5 Stelle, la riconversione di ex fabbriche per creare nuovi centri commerciali rappresenta l'ennesimo duro colpo all'economia locale. Dello stesso tenore le dichiarazioni del capogruppo PD Silvio Paolucci che ascoltiamo in questa intervista. Vediamo. Siamo fortemente contrari, a nostro avviso è una norma che va ritirata. Non risolve nessun problema se non ulteriormente aggredire ad esempio le aree verdi. Immaginate soltanto cosa possa determinare questa norma a Punta d'Erci a Vasto, piuttosto quale impatto possa avere in alcune città molto importanti. Già si è svuotata per esempio Chieti Alta, io credo che questa norma contribuirebbe di molto ulteriormente a desertificare la città nel punto ovviamente storico della città stessa. Così come noi riteniamo che aggredire le aree verdi anche consortili sia un altro grave errore e non c'è bisogno infine di ulteriori centri commerciali. Questo è già tra le regioni in Europa che ha più centri commerciali. Non vedo l'esigenza di doverne introdurre di nuovi. Peraltro, per desertificare ulteriormente una parte del nostro tessuto produttivo e produrre purtroppo soltanto lavoro precario. L'Abruzzo con i suoi operatori del settore parteciperà alla Fiera del Turismo di Rimini. La manifestazione è stata presentata oggi presso la sede regionale della CNA a Pescara. Sono 12 percorsi proposti dalla Confederazione Artigiani. Il servizio è di Paolo Renzetti. I percorsi del turismo esperienziale abruzzese sbarcano alla Fiera di Rimini, la grande kermesse dedicata alla promozione e commercializzazione del settore e che ogni anno propone le novità del mercato agli operatori del settore, tour operator, compagnie aeree, albergatori, agenti di viaggio, bus operator ed enti di promozione del territorio. Alla manifestazione romagnola che aprirà domani i battenti sarà protagonista la CNA Abruzzo. Con questa occasione a Rimini l'Abruzzo veramente potrebbe avere una svolta sul turismo esperienziale, perché è l'occasione giusta dove si possono trovare dei buyer non solo nazionali ma internazionali. Questi buyer sono a disposizione di tutti gli operatori turistici dell'Abruzzo e sono all'incirca 32. Non dimentichiamo che il Parco Nazionale d'Abruzzo tra qualche anno farà 100 anni della sua costituzione, perciò è uno tra i parchi nazionali più importanti d'Italia insieme al Gran Paradiso. Da non dimenticare anche il turismo bianco, quello della neve. Oramai abbiamo due comprensori molto importanti, che è quello di Roccaraso
e quello di Ovindoli, andiamo a fare concorrenza alle regioni quelle che erano impostate sul turismo di neve bianca. Noi ci presentiamo al TTG di Rimini in maniera organizzata come CNA nazionale e come CNA Abruzzo presentiamo 12 percorsi con 7 operatori, che sono percorsi che vanno dai percorsi della Costa dei Trabocchi, ai percorsi della Maiella, ai percorsi del Gran Sasso, dell'enogastronomia, del turismo diciamo così esperienziale, per arrivare anche a un percorso del vino cotto, la terra del vino cotto, quindi ci presentiamo in maniera abbastanza attrezzata per far sì che dare delle opportunità di crescita e di fare che i nostri operatori possano nel B2B possano fare affari per portare turisti stranieri, anche italiani, all'interno di questa nostra regione. Inaugurato questa mattina a Villa Celiera, in provincia di Pescara, il nuovo Postamat, grazie al progetto promosso da Poste Italiane dal titolo 10 impegni per i comuni con meno di 5.000 abitanti. Si tratta del secondo ATM installato in provincia dopo quello di Carpineto della Nora. Il servizio della redazione di Vestina News. Un'installazione nuova e innovativa per un comune come quello di Villa Celiera, commento del sindaco Domenico Vespa. In un paesino come il nostro l'installazione del Postamat, Bancomat è di fondamentale importanza. Dall'inizio ci siamo veramente prodigati per cercare di fornire e di offrire alla nostra cittadinanza sempre maggiori servizi e questo era uno di quelli veramente che mancavano, ma soprattutto uno di quelli di cui non potevamo fare a meno. Ed è importante questo servizio non soltanto per la comunità di Villa Celiera, ma per le comunità vicine e soprattutto per tutte quelle persone che ogni giorno si recano nel nostro territorio. Voglio ringraziare Poste Italiane perché ha capito l'importanza che ha l'ufficio postale in una piccola comunità. Oltre 300 sono i comuni del nostro Abruzzo, gran parte sono comuni montani, quindi diciamo con una situazione altimetrica ragguardevole, e poi sono piccoli comuni come per esempio il comune di Villa Celiera che ha circa 600 abitanti. È una importante sinergia che si applica tra un piccolo comune e Poste Italiane che oggi installa qui questo Postamat, questa bella iniziativa che fa parte dei 10 obiettivi di Poste Italiane per venire incontro ai piccoli comuni. I piccoli comuni rappresentano il tessuto dell'Italia, sono 5.000 circa su 8.000, quindi già questo numero la dice lunga su quanto siano importanti. Per Poste Italiane lo sono assolutamente ed è dimostrato il fatto che l'azienda già lo scorso anno nel corso dell'incontro con i sindaci dei piccoli comuni si è presa degli impegni specifici e concreti. Uno di questi fondamentale è quello di mettere gli ATM, i Postamat, proprio in questi piccoli comuni. Oggi siamo qui a Villa Celiera proprio per inaugurare questo ATM e quindi appunto a dimostrazione del nostro impegno e del fatto che per noi i piccoli comuni sono effettivamente essenziali perché l'Italia sta qua. Il premio internazionale L'Aquila BPR, intitolato a Laudomia Bonanni, giunge alla sua 18ª edizione. Ospite d'onore uno dei più importanti poeti messicani. Il servizio di Daniela Rosone. Il premio internazionale di poesia B per L'Aquila, intitolato alla scrittrice aquilana Laudomia Bonanni, giunge alla sua 18ª edizione. Diventa maggiorenne e propone per quest'anno un ospite di assoluto prestigio. Homero Aridis è l'ospite di quest'anno. La cerimonia di premiazione avverrà sabato 26 ottobre all'Auditorium del Parco, ma ci sarà il giorno prima uno degli appuntamenti più emozionanti ed attesi all'interno del carcere Le Costarelle di Preturo per la sezione dedicata ai detenuti degli istituti penitenziari italiani. Ci saranno anche le sezioni di poesia inedita riservata agli studenti e quella delle opere edite. Il coinvolgimento delle scuole è sempre un aspetto molto importante, ha sottolineato il segretario del premio. Gli studenti costituiscono, diciamo, un serbatoio, una ricchezza infinita per quanto riguarda la poesia. Noi scopriamo che nelle scuole tantissimi sono quelli che si cimentano a scrivere poesie, poi magari le lasciano nel cassetto di casa e non le valorizzano. Noi vorremmo invece con queste manifestazioni valorizzare proprio la loro cultura, la loro capacità poetica, metterla in evidenza e far capire alla città che nei nostri licei,
nei nostri istituti tecnici, eccetera, c'è veramente una qualità di eccellenza. L'ospite d'onore è una delle voci più autorevoli invece della letteratura messicana contemporanea, molto attivo sui temi ambientali e anche su quelli del femminicidio, che in Messico ha numeri impressionanti. Questo tema si risente anche nella sua narrativa e nella sua poesia, perché è sia narratore ma è anche saggista, è anche traduttore, è una persona veramente a 360 gradi noto nel mondo e soprattutto quello che interessa, che basta vedere il suo ultimo libro che io faccio vedere, Del cielo e le sue meraviglie, della terra e le sue miserie, edito proprio nel 2018, per dire come anche quando tocca i temi più terribili, e per esempio tocca spessissimo il tema del femminismo, del femminicidio, perché il Messico, sembrerà strano, ma è il paese del mondo, è il primo paese nel mondo per femminicidi, è una cosa terrificante, e tocca sia gli aspetti più neri, più brutti, più trivi, e poi vede queste creature angelicate, le vede come un modello che possa servire per il futuro. Presentata la campagna del Nastro Rosa 2019 organizzata dalla LILT, Lega Italiana Lotta Contro i Tumori, sezione di Pescara, per la prevenzione del tumore al seno. Il servizio. Torna anche quest'anno la campagna del Nastro Rosa della LILT, Lega Italiana Lotta ai Tumori, per la prevenzione e la lotta dei tumori al seno. Quest'anno l'evento si concretizza in maniera più articolata, in quanto ci sarà sabato prossimo, 12 di ottobre, la carovana della salute organizzata dalla CISL di Pescara, a cui la LILT è stata invitata ad aderire. Quindi noi cominciamo questo mese di ottobre con queste visite addirittura in Piazza Salotto con i nostri senologi dell'ospedale, con i quali siamo in convenzione. E la campagna proseguirà sicuramente nel mese di ottobre, ma anche nei mesi successivi, perché non riusciremo a fare tutte le visite che ci chiederanno, e ci saranno esposte dei numeri a cui telefonare con delle giornate prefissate per poter prendere questi appuntamenti. Inoltre il sabato 12 c'è nel desk della LILT a Piazza Salotto, si accettano anche le prenotazioni per queste visite senologiche. Chiaramente l'obiettivo nostro non è solamente quello di fare visite e quindi prevenzione secondaria sul territorio, ma è anche quello di suscitare nella popolazione interesse per la conoscenza della prevenzione in generale e anche per la prevenzione senologica. Voglio dire che corretti stili di vita, eliminazione di alcune malattie infettive, eliminazione di alcune abitudini di vita come il fumo della sigaretta, riescono a ridurre l'incidenza del tumore della mammella anche. Quindi anche il fumo fa male come incidenza sul tumore della mammella. A Lanciano, amministrazione comunale e Di Fonso hanno presentato il progetto Piedibus. Vediamo il servizio. Educazione civica e stradale, attività fisica, autostima e rispetto di persone e luoghi attraversati. È tutto questo Piedibus, iniziativa al secondo anno di attività a Lanciano, in cui adulti volontari, genitori e insegnanti accompagnano a scuola a piedi attraverso 5 diversi percorsi cittadini i piccoli studenti. Patrocinata dall'amministrazione comunale e sponsorizzata dalla Di Fonso S.p.A., che ha donato le pettorine gialle ai ragazzi, i promotori confidano di ottenere benefici per l'intera comunità, alleggerendo il traffico veicolare urbano, con meno auto private in circolazione, soprattutto nelle ore di punta davanti alle scuole e nelle vie del centro. Ci sono bambini che vengono accompagnati a scuola a piedi da una referente e da dei volontari accompagnatori, quindi fanno questo percorso in sicurezza, in compagnia, diciamo in allegria, e fanno del bene sia a loro stessi facendo attività fisica e socializzando con gli altri, e facendo del bene anche alla città, perché bambini che vanno a scuola a piedi significano meno macchine all'esterno delle scuole, quindi meno inquinamento, meno ingorghi stradali. E infine le aspettative dell'assessore comunale alla mobilità, Francesca Caporale.
Pettorine consegnate grazie al sostegno della ditta di Fonzo, che è sempre al fianco del comune quando si parla di mobilità alternativa. Dopo il successo delle feste di settembre con le navette, la ditta, e in questo caso nella persona dell'ingegnere Alfonso Di Fonzo, si sono mostrati subito pronti e quindi hanno accolto le mie richieste e hanno provveduto a creare, a donare queste pettorine con il logo del comune e il loro logo assieme al logo del comitato Piedibus. Sono molto felice che questa iniziativa vada avanti per il secondo anno e spero che possa incrementare il numero di bambini e di ragazzi che decidono di utilizzarlo, creando così una mobilità diversa, lenta, e che possa creare strade più sicure in città. Ed ora siamo alla pagina dello sport, che apriamo parlando di Serie B con ulteriori riflessioni dopo quanto accaduto domenica scorsa. Domani la ripresa dei lavori per il Pescara, che dopo la sosta per le nazionali tornerà in campo sabato 19 ottobre ospitando lo Spezia. Biancazzurri rinfrancati dal successo di due giorni fa ad Ascoli ed il tecnico Zauri sembra intenzionato a proseguire sul nuovo modulo, il 3-5-2. Vediamo. La trasferta di Ascoli restituisce un Pescara concreto e solido come mai in questo inizio di stagione. Una gara temuta per le difficoltà con cui era alle prese il Delfino, per il brillante inizio di stagione dell'Ascoli, miglior attacco del campionato, e per una tradizione molto sfavorevole al Del Duca. E invece ha pagato la mossa di Luciano Zauri. Il 3-5-2 ha dato consistenza difensiva ai biancazzurri, anche se gli aspetti principali che ne hanno caratterizzato la prova sono stati determinazione, concentrazione e cattiveria agonistica. Ingredienti sui quali il Pescara era stato deficitario, ingredienti che hanno dato invece forza al nuovo assetto tattico, che per molti ha il connotato del modulo d'emergenza, varato nella settimana pre-Ascoli perché contro il miglior attacco il Pescara non poteva presentarsi fragile. Ora l'interrogativo è: sarà questo il modulo delle prossime settimane oppure no? Per molti questo assetto non garantisce le condizioni per essere pericolosi in attacco. Al Del Duca il Pescara non ha mai impensierito le ali ed ha vinto la partita sfruttando un buco difensivo di Valentini. Ma Zauri, che nella conferenza pre-gara ha rivelato "non reggiamo le tre punte", nel dopopartita è stato chiaro: è importante la continuità. E allora è molto probabile che l'allenatore biancazzurro prosegua su questa strada e nei prossimi giorni, dopo aver puntato molto sulla fase difensiva, lavorerà anche su quella offensiva, magari affidandosi ad una maggiore qualità a centrocampo con i rientri di Palmiero e Castanos, magari sfruttando la capacità di spinta di Zappa come quinto di destra. In attesa di ulteriori risposte, la notte del Duca, a livello di singoli, ha restituito al Pescara anche il miglior Busellato, che al culmine di una prova di fosforo e sostanza, in pieno recupero, ha avuto la forza di procurarsi e trasformare un calcio di rigore soffiando la battuta a Galano. Busellato che analizza il momento e svela un curioso retroscena proprio relativo al penalty. Sì, più che altro perché l'anno scorso io e le ali giocavamo insieme, scommettavamo dopo ogni allenamento 10 rigori, e doveva pararmene almeno 3, c'avevamo una sfida e lui diceva sempre che non avevo il coraggio di presentarmi in partita. Oggi è stato bello perché proprio contro di lui mi sono presentato. Sì, è stata una partita dura, loro sono una grande squadra, per il campionato penso che lo faranno un grande campionato. Noi venivamo da due brutte sconfitte, mentalmente magari eravamo più deboli di loro, però siamo riusciti a fare una gara di compattezza, siamo stati bravi a mantenere l'equilibrio tutta la partita per poi trovare il gol alla fine. Non fanno male le panchine perché abbiamo una squadra molto forte, secondo me dobbiamo ancora trovare i meccanismi giusti, ma siamo una squadra molto forte e ci sta di far panchina, accetto le scelte come tutti noi le accettiamo. Non c'avevo nessuna rabbia, ho avuto lo sfogo, più che altro per la stanchezza della partita, è stata una partita dura e chiuderla è stato bello. Proseguiamo e siamo alla Serie C. Domani pomeriggio per il Teramo, recupero della seconda giornata di campionato alle 14.30 contro la Sicula Leonzio, obbligo dei tre punti per il Diavolo dopo il pari interno con il Rieti. Dovrebbe giocare Viero in mezzo al campo al posto di Arrigoni e Tedino conferma che queste difficoltà in biancorosso gli ricordano tanto la sua prima stagione a Pordenone. Il servizio di Jacopo Forcella. Non sarà un'ultima spiaggia ed è normale che sia così, ma per il Teramo domani pomeriggio c'è solo un risultato, la vittoria nel recupero della seconda giornata di campionato contro la Sicula Leonzio. Partita delle 14.30, molto attesa in casa biancorossa perché deve dare la spinta verso la rincorsa ai piani alti della classifica dopo lo stop di sabato sera inopinato contro il Rieti. Una gara comunque che Tedino, nonostante la veda
dal punto di vista del risultato e non solo in maniera negativa, descrive anche, soprattutto in conferenza stampa, attraverso i numeri. Noi abbiamo tirato in porta 20 volte contro una. Nello specchio della porta, una, più la punizione, 20 a 2, 6 nell'area di rigore e 12 e 14 volte nel resto del... Abbiamo portato, attenzione, numeri, abbiamo portato con il gioco 36 volte la palla nell'area di rigore, 36, sono poche. Siamo riusciti a perdere però, attenzione, a perdere 90 palloni negli ultimi 35 metri. Allora i numeri sono numeri, allora su cosa dobbiamo lavorare? Possiamo perdere noi 90 palloni negli ultimi 35 metri? No. Ma la colpa di chi è? Sarà colpa dell'allenatore perché non spiega determinate cose. Va benissimo, non è un problema. I giocatori devono star fuori. Poi, nei duelli individuali, noi dal 36% di duelli vinti finora nelle partite siamo passati al 47% di duelli vinti. Non ci siamo. E la media, se vuoi vincere le partite, è 56%. I numeri sono numeri, allora quando noi portiamo 63% a 37% di possesso, sono numeri, ma non basta, perché l'indice di percosità deve aumentare. È probabile che ci sia qualche cambio in formazione, Arrigoni e Bombaggi potrebbero avere un turno di riposo al loro posto, ci dovrebbero essere Viero come playmaker e Ilari a ridosso delle due punte. Dietro ballottaggio tra Cancellotti e Florio. Il tecnico biancorosso parla così delle scelte per domani pomeriggio. Se bastasse, voglio vedere. Se basterà cambiare. Ma abbiamo anche tre partite consecutive, quindi è normale che qualcuno deve rifiatare. Qualcuno è stanco, qualcuno ha tirato la carretta, qualcuno probabilmente si siede. Non è una bocciatura assolutamente, però evidentemente qualcosa devo fare, qualcosina di diverso devo fare, sì. Una situazione strana quella che sta vivendo il Teramo, costruito per grandi traguardi, i risultati per il momento non arrivano. Non è la prima volta che Tedino si trova in una situazione di difficoltà e infatti in conferenza stampa ricorda l'esperienza di qualche stagione fa a Pordenone. Ma la prima stagione di Pordenone per esempio me la ricorda molto questa. Me la ricorda moltissimo perché noi il girone d'andata, soprattutto le prime 10 partite, mi ha fatto delle cose, abbiamo avuto un po' più di fortuna in qualche episodio, mi riferisco per esempio in caso con l'Albino Leffe, la seconda di giornata, che c'è stato un tiro in porta in tutta la partita, l'abbiamo fatto noi, abbiamo fatto gol. E sul piano dei risultati avevamo avuto questi un paio di episodi migliori che ci hanno aiutato anche a viverla diversamente, però noi nel girone di ritorno facciamo 14 vittorie, 13 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. Ora la Serie D è stato premiato per le sue 274 presenze con la maglia giallorossa, terzo nella graduatoria assoluta, ma quella di domenica scorsa è stata una giornata amara per l'allenatore del Giulianova Federico Del Grosso, che ai nostri microfoni analizza. Il KO con la Recanatese è maturato negli ultimi minuti e con la squadra in superiorità numerica. Del Grosso, una sconfitta che fa male, il presidente Bartolino ha parlato anche di arbitraggio scandaloso, c'è questo e c'è forse anche dell'altro? Sì, sì, quando si perde così chiaramente sono tante le componenti che non sono andate per il verso giusto, tra cui anche un arbitraggio che è stato discutibile sotto alcuni aspetti. Ecco, una squadra che ancora una volta non ha saputo gestire situazioni di vantaggio, non è la prima volta che accade. No, infatti questo è secondo me il problema più grande e più grave di questa squadra, che non riesce purtroppo in campo a difendere il vantaggio o comunque a continuare soprattutto con il vantaggio che eravamo uno in più. Sapevamo che la Recanatese davanti poteva crearci dei problemi, soprattutto su calcio piazzato. Abbiamo preso gol su calcio piazzato e su due rigori. Teme un contraccolpo psicologico per quanto accaduto in vista delle prossime partite? Non se non per questa sera o massimo domani. Non sono uno che si abbatte su queste sconfitte e non voglio che la squadra
si abbatte per quello che è successo. Purtroppo il calcio è così. Abbiamo la fortuna di poter ogni settimana migliorare e recuperare il terreno perduto, quindi non sono queste le battute psicologiche che una squadra deve subire, però è chiaro che dobbiamo fare un esame di coscienza tutti e capire e recuperare quello che stiamo perdendo. Vi ricordiamo che la trasmissione Pro Teramo non andrà in onda questa sera, bensì domani sera alle ore 21 per commentare la partita di recupero tra Teramo e Sicula Leonzio, e dunque questa sera alle ore 21 in via del tutto eccezionale sarà riproposta la trasmissione replay di Enrico Rocchi andata in onda ieri sera. È tutto, grazie per l'attenzione e l'appuntamento e con le prossime edizioni del TG6.